Ciao amici di Valero Photo School, in questa puntata vediamo come creare delle foto dei colori davvero molto molto interessanti. Sfrutteremo un pochino d'olio, dell'acqua, un macro e un flash. Con questa semplice strumentazione creeremo delle foto davvero molto accattivanti. In che modo? Sfruttando il fatto che olio e acqua non si possono mescolare, realizzeremo dei piccoli mondi extraterrestri in casa. Quindi da un lato possiamo creare delle foto dei colori davvero molto sgargianti, dall'altro possiamo pensare di viaggiare fuori dalla nostra abitazione anche in questo periodo di allontanamento sociale. Tutto quello che ci serve per realizzare queste immagini è una semplice macchina fotografica, un'ottica macro o se non abbiamo un obiettivo macro comunque va benissimo un qualsiasi obiettivo che permetta di mettere a fuoco a distanza ravvicinata. Al limite se abbiamo dei tubi di prolunga, delle lenti addizionali saranno sicuramente molto utili. Un treppiede per permettere di tenere immobile la fotocamera e poi possiamo operare o con una luce continua, quindi con un faretto LED, con una luce qualsiasi di casa o meglio ancora con un flash che permette di congelare perfettamente l'azione. Il trucco, se così si può chiamare, è sfruttare il diverso indice di rifrazione dell'olio rispetto all'acqua. Quindi mettendo un foglio colorato sotto la bacinella d'acqua noi possiamo rifrangere i colori. Il foglio l'avremo precedentemente stampato. Se non sapete come creare un foglio colorato lo potete scaricare dal link che trovate sotto questo video, quindi avete tutto a portata di mano. E poi non ci resta che prepararsi a scattare queste interessanti fotografie. Per preparare il set, quindi abbiamo messo una bacinella di vetro sopra un foglio stampato con dei colori. Versiamo adesso dell'acqua. E poi aggiungiamo dell'olio. Le due sostanze chiaramente non si mescolano, ma per creare poi degli anelli, dei cerchi interessanti, in modo da rifrarre bene la luce sotto, possiamo rompere lo strato dell'olio in modo che vengano creati degli anelli più piccoli. Successivamente posizioneremo un flash di lato. Possiamo metterlo così, direttamente con la parabola che spara dentro la bacinella. Possiamo ampliare l'angolo di illuminazione col diffusore davanti al flash. Oppure potremmo utilizzare direttamente un piccolo softbox per creare una luce ancora più morbida. Sul lato opposto possiamo mettergli o un qualcosa di bianco molto riflettente oppure un cartoncino nero. Chiaramente il cartoncino nero creerà maggiore contrasto. Eccoci quindi pronti per scattare. Abbiamo la nostra bacinella con l'olio, abbiamo la fotocamera, l'abbiamo posizionata su treppiedi in modo da avere il piano del sensore esattamente parallelo al piano dell'acqua. Ci possiamo aiutare con una piccola bolla che possiamo appoggiare sul display posteriore per essere sicuri della planità dei due piani. Detto questo, abbiamo posizionato il flash sulla sinistra, abbiamo il foglio colorato sotto la bacinella d'acqua e siamo pronti a scattare. Ovviamente per fotografare così da vicino dobbiamo avere un'ottica macro o al limite usare dei tubi di prolunga o delle lenti addizionali. Però come vedete la realizzazione è estremamente semplice. Un altro aspetto importante è avere una piccola luce fissa che permette di mettere a fuoco con precisione il piano dell'acqua. In questo caso ho utilizzato banalmente la luce del cellulare. Thank you.
abbiamo visto come la realizzazione di queste fotografie, sebbene molto interessanti, colorate, carine, sia assolutamente semplice. Così come tante altre possibilità che abbiamo in casa e che magari non abbiamo ancora la sensibilità di riuscire a scovare da soli. Questi video, questi tutorial, vogliono proprio spronare un attimino la ricerca personale, anche in ambienti chiusi e banali come può essere la propria abitazione, alla ricerca di foto sempre divertenti. Buone foto e fatemi sapere come vanno. A presto!